Saluto a tutti voi da iPhone Assist. iPhone 5 di un cliente ci sono tornati indietro perché non prendono il segnale. Difetto, nessun servizio. Allora, noi abbiamo lavorato per questo cliente perché quando ce l'ha inviato non caricava la batteria, quindi completamente spento. Abbiamo riportato al funzionamento regolare questo telefono sostituendo qui vedete questo integrato, il Q2, perché non caricava la batteria, per questo rimaneva spento e c'era un problema grave su questo terminale, risolto in questo modo. Ci è tornato per il problema del nessun servizio. Ora, noi abbiamo lavorato qui, questo qui Stefano con la fresatrice, il vecchio Q2 l'ha tolto e abbiamo messo questo nuovo e quindi è stato risolto il problema della cosiddetta retroilluminazione. Invece il problema, poi siccome c'è, ho smontato il telefono, sono andato a vedere, anche perché la cosa strana è questa, che due telefoni inviati in assistenza per lo stesso problema non caricano e non, come si dice, e poi dopo riparato il Q2 a tutti e due non prendono la linea telefonica, nessun servizio, quindi ci sono tornati indietro perché dice non prendo la linea telefonica. Dunque, analizzando il problema, io almeno ho trovato le cause e non credo siano imputabili al Q2, cioè che noi abbiamo fatto questo lavoro qui, mentre il danno ve lo faccio vedere dove sta. Allora, ho solo girato il telefono, sempre lo stesso cliente, qui c'è un coassiale e una resistenza e in questo momento non sono dove devono stare. Vi ripeto, noi abbiamo lavorato sul Q2 che sta davanti, qui il coassiale e la resistenza stanno nella parte posteriore e non sono dove devono essere. Vi faccio vedere dal microscopio come si trovano adesso, li rimetteremo a posto e vedrete che il problema del nessun servizio sicuramente verrà ristabilito, quindi ci sarà finalmente la possibilità di telefonare. Questo è il coassiale di cui vi parlavo, parte di dietro. Sta ribaltato e anche vedete sta di non è dritto, invece le piazzole quelle qua, vedete una, due, dove qui dovrebbe stare, invece sta qua giù, e le altre piazzole, e la resistenza vedete è buttata qui, invece dovrebbe stare su queste due piazzole, mettiamole a fuoco, che sono, eccole qui, queste due qui. Questo è il problema. Poi sopra ci sono due piazzole libere, quello non fa nulla, no? Lo vedete, no? Ma qui è così. Vi faccio vedere un altro iPhone che le ha a posto, come quindi dovrebbe stare qui la situazione, quindi coassiale che amplifica il segnale della rete e questa resistenza stanno a spasso. Chi ce l'ha mandato a spasso? Boh, perché poi questa parte si trova in fondo al telefono, non è che si trova più o meno alla metà dove abbiamo lavorato noi, no? Vi faccio vedere come dovrebbe essere la situazione normale. Ecco qua, questo è un altro iPhone 5, questo è un coassiale sempre come quello, vedete? C'è una linguetta che fa contatto su questa parte che esce da sotto, quindi qui si amplifica il segnale e sta benissimo, vedete, sulle sue piazzole e va a fare contatto su quest'altra parte dove sono questi due punti vuoti. Anzi no, c'è un punto, un altro punto, quindi la resistenza, pure sbagliato, va sopra, vedete, su quegli altri due punti sopra. I due punti liberi invece sono questi sotto. Invece la resistenza adesso sta qui giù e questo qui che qui vedete al suo posto sta buttato da un'altra parte. Rimetteremo a posto quelle due cose e sicuramente la situazione tornerà alla normalità. Preferiamo fare questo a stagno, a mano, direttamente a mano e non con l'aria calda perché il posto è abbastanza, come si può dire, abbastanza delicato. Oh, vi faccio notare che come sono arrivato a trovare la cosa, perché questo coassiale sta proprio all'opposto dell'attacco dell'antenna dell'iPhone 5. Qui vedete, vi faccio vedere un'antenna dell'iPhone 5, che è questa qui, no? Dove tu vuoi attaccare di solito la parte. Bene, quel coassiale sta proprio alla parte opposta dietro. E quindi è chiaro che se non fa contatto io collego l'antenna, ma è come se non l'avessi collegata, perché il segnale non viene preso in quanto. Allora, questo c'è, no? Su quest'altro terminale invece vedete il coassiale sta a spasso, se ne sta per fatti suoi, no? E anche la resistenza invece di stare sopra quei due punti sta qua giù. E qui il problema, signor Fabio. Ora,
È vero che noi abbiamo lavorato sul Q2, ma vorrei sapere chi è che ha spostato questi due elementi che stanno in fondo dove si attacca l'antenna cellulare. Visto che i suoi amici ridono, no? Io pure riderei di loro, perché questo qui l'hanno fatto loro, secondo me, o qualcun altro. Non certo noi, perché abbiamo lavorato in un'altra zona. Sia chiaro questo, perché noi amiamo essere chiari. E poi, ripeto, se ci arriva un telefono spento, quindi non funziona, non si accende, ci viene chiesto di farlo accendere, di riparare questo danno, noi lo ripariamo, ok? Poi torna con un altro danno in proprio tutt'altra zona che riguarda tutt'altra cosa, insomma, non dipende da noi, no? Anche perché noi abbiamo rimandati che adesso si caricano, prima con una batteria scarica o anche con una carica non c'era nessuna possibilità di caricare questi telefoni. Lei ci ha rimandato i telefoni dicendo che il danno è stato procurato da noi, a noi non ci risulta e questo è il problema. Non è un grosso problema, però amo essere chiaro con chi che sia. Non si tratta di lei, perché non è un attacco a lei o a chi che sia. Si tratta di essere chiari. Cioè, se io ho lavorato in un'altra zona, come fa mo questa cosa qui, che è un coassiale, è una resistenza a essersi spostata? È chiaro? Siamo al momento del dunque. Allora, abbiamo quindi rimesso a stagno sia la coassiale che la resistenza. Allora, vi ripeto, questo faceva nessun servizio, cerco nessun servizio. Vediamo adesso, ho messo la mia SIM dentro, vediamo se mi ricordo qui l'accesso, sì, ecco qui, vediamo. Adesso fa ugualmente cerco, andiamo a vedere all'interno se finalmente il gestore c'è. Abbiamo quindi buone speranze di aver risolto già per questo il difetto che ci è stato segnalato. Se comparirà il gestore, invece prima dopo un po' appariva nessun servizio, ma lo vedremo anche da qui. Ora segna 1.02, sulla rete cellulare dovrebbe prendere quella che è la data, però bisogna impostare qui dove è scritto data e ora, che deve essere in automatico. Sì, c'è in automatico, per cui dovrebbe cambiare data e ora, altrimenti non avremo il segnale, perché se la data e l'ora non sono quelle attuali, questo telefono non prenderà mai niente. Ora non lo può prendere per il semplice motivo che qui a cellulare devo mettere l'APN, e quindi qui possiamo mettere, dunque, mi sembra che era internet.wind. Che cosa scheda è Wind? Vediamo se adesso che abbiamo messo l'APN cambierà da 1.02 a quello che è giusto, altrimenti lo colleghiamo un attimo al computer, perché ora gestore è apparso subito mentre prima col cavolo e cellulare anche, per cui dovrebbe essere, non la cambia la data d'ora, la cambiamo un attimo al computer e poi vi faccio vedere. Collegandolo al computer, il computer metterà data e ora giuste su questo telefono, dopodiché potremo fare la prova che ci necessita, cioè vedere se finalmente compare la rete cellulare. Finora non compariva. Ehi tu, vai giù. Ho fatto doppio tasto. Ci possiamo andare sul desktop? Ok, qui. Vado a collegare un attimo al computer, non voi mi avete. Date ora, adesso sono giusta. Domenica 27, mi fanno lavorare anche di domenica. Poi dicono che io non faccio nulla. Sono le 18 e 26. Saluto intanto Fernando e anche la sua compagna Elena, siamo andati a fare una passeggiata, un bel gelatino prima, ogni tanto uno stop ci vuole, no? Dunque, quando avete aggiornata di ora, per avere subito il segnale, spegnete e riaccendete, se no state come se ci state tanto tempo. Ora abbiamo riaggiornato date ora di questo telefono, perché quando si scollega la batteria, Apple, mamma Apple non ha messo una batteria tampone, per cui perdiamo data e ora. Di per sé la SIM dovrebbe rimettere subito all'interno del telefono tutto, però la Wind è particolare perché è l'unico che non mette in automatico l'APN e tutto il resto, per cui prima che si riaggiorna tutto stiamo freschi. Ho preferito quindi collegarlo al PC, al computer. Con le altre tre, diciamo, come si può chiamare, gestori, con gli altri tre gestori questa cosa viene in automatico. Quindi invece, non essendo gestore ufficiale Apple, bisogna mettere in automatico, cioè in manuale l'APN. Allora, siamo ancora in cerco, però adesso
adesso dovrebbe cambiare la situation. Tanto ho messo la passwordina, poi lo puoi anche cambiare la password, cioè il codice d'accesso. No, ancora fa nessun servizio. Che gli è successo? No, però tra un po' dovrebbe comparire, non ci credo che ancora fa nessun servizio. Non ci posso credere. Il gestore c'è. Allora, rifacciamo un attimo il giochino questo. Vediamo. Non ci posso credere, nessun servizio, no. Ecco il gestore su. Adesso va tutto a posto. Vedi di non rompere le scatoline su. Ah, intanto si vede anche da qui. Vediamo se ha letto la scheda, perché qui all'interno, no, il carrier rimane quello. Se non cambia il carrier qui del gestore, vedete? Qui dovrà scrivere Wind, che non so, se mettete Vodafone, eccetera, non va bene. Possibile, ho sbagliato mica scheda. Vediamo se avessi montato quella sbagliata. Perché sapete, poi succedono pure. No, ho montato quella che ho riparato. Perché allora? Adesso non è che l'antenna si è staccata, no? Vediamo un po'. No, eccola. Questa è l'antenna della parte opposta di dove ho fatto la riparazione. E no, è collegata. Eccola qui. Che diamine ha questo telefono allora? Perché il gestore me lo scrive e mi dice automatico. Vediamo quanti gestori vede. Mettiamo un attimo la ricerca. Ora sta cercando nella zona quanti lui gestori riesce a trovare. È strano perché vabbè che insomma. Il quaziale era rotto anche la resistenza, ma che adesso non prenda è assurdo. Dunque, date ora sono giuste, fammi ricontrollare. Sono le 18:30, è giusto. Sì, è proprio giusto. Sto facendo cercare il gestore così vediamo chi trova. Che fa? Si mette in pausa? Sì, risparmio energetico. Risparmio l'energia. Cerco. Ci mette un sacco. Almeno trova. Solo cerca. Vabbè, vediamo. Che poi potrebbe anche essere che il coassiale e la resistenza che ho rimesso andavano sostituite. Eventualmente faremo anche questo, signor Fabio, però non è un danno fatto da noi. Per cui i suoi amici penso che dovranno mettere la parte, non so dove hanno il portafoglio, una mano da quella parte. Continua a cercare, è lunga la questione, ma quanti gestori hai trovato? Su, basta, fine? Mi dici quanti gestori ci sono? Caspita Caterina. Impossibile caricare l'elenco delle reti. Ah sì, quindi non vede nessun gestore, questo è il problema. Perché la SIM l'ha letta. Il cellulare ci ho messo la PN se non mi sbaglio, vediamo un attimino. Sì, Internet Wind, è giusto, Internet Wind, ok. Così per curiosità voglio mettere anche roaming per vedere che fa. Oh. Vediamo se così legge. Il gestore appare, quindi tutto ok. Se non apparisse proprio per niente il gestore, quindi l'ha letto che è una scheda Wind. Cellulare vuol dire che ha letto la SIM, gestore ha letto che è una Wind, però vedete ancora continua con nessun servizio. Allora va bene, lì sostituiamo quel coassiale e quella resistenza su questa scheda. Sulla seconda scheda, siccome il danno non è lo stesso per nessun servizio, intanto ragazzi tenetevi per buono questo video perché dovesse capitarvi un iPhone 5 con nessun servizio, oltre a vedere se l'antenna è buona, l'attacco dell'antenna è buona, se è stata attaccata, eccetera, andate a vedere anche dietro se il coassiale e la resistenza sono presenti e se sono buoni, perché è chiaro che come si fa a capire se sono buoni? Vi ho fatto vedere prima c'è il circuito, no, del coassiale che prosegue da un lato e dall'altro e va a finire sulla resistenza e poi la resistenza può essere testata perché
deve fare continuità, quindi se fa continuità è buona, se non fa continuità, a prescindere poi anche alcune volte dalla continuità, andrebbe sostituita, perché se sta in corto fa continuità ugualmente, no? Dunque, va bene, allora io le cambierò su questa scheda. Nel frattempo vado a vedere quest'altra scheda che ci è arrivata sempre del signor Fabio, risolto lo stesso problema, questo qui, Q2, quindi non caricava, era morto, completamente morto, ora dice nessun servizio, no service. Voglio vedere perché, se siamo stati noi o invece qui il problema non è nostro ma era precedente al nostro intervento. Andiamo a vedere. Il lavoro è stato svolto qui, questo è il Q2 che è stato sostituito, quindi questa è la zona di nostro intervento perché non si accendeva. Vediamo se vicino qualcosa tante volte fosse rovinata. Questa è la parte a destra del nostro Q2 ed è tutto a posto. Questo è il filter, altro filter e due altri componenti. Dunque, vediamo un attimino se troviamo qualcosa, perché ci deve essere qualcosa qui vicino, visto che siamo intervenuti qui, che si è danneggiata, no? Se c'è questo problema da parte nostra. Questo guasciale non è quello dell'antenna, è quello che sta qui giù. Dunque, dopo, wow! Sto guardando insieme a voi. Beh, diciamo che l'immagine che riesco a vedere a occhio nudo è migliore di questa, è un po' più ampia, questa è un po' ristretta e vabbè, comunque. Stiamo solo a 2x, se metto, ecco, questo potrebbe essere, boh, che cavolo è sto, questa saldatura così, boh. Dicevo, qui siamo solo a 2x, se li metto a 4x, vediamo, vedete, molto più grande, sto girando, ecco qua, qui adesso siamo a 4x. Dunque, mettiamo a fuoco, questo è lo stesso, un condensatore, ma avete visto quanto è più grande? Quindi 2x basta e avanza, non vi comprate quindi microscopi 8x, 16x, non lo servono, a meno che non siete ricercatori medici. 2x, eccolo qua, già è abbastanza ingrandito e ci permette di analizzare bene la scheda madre o altre cose per poter lavorare bene. Oh. Questa vista strana, scusate ma ci vorrebbe un caffè, è quella sottospecie di resistenza, eccola qui, saldata un po' a cavolo, la rimettiamo a posto subito, che facciamo in diretta nel vento, in diretta così, fermate un attimo, mettiamo lateralmente i fermi del nostro microscopio, sennò questo se ne va in giro, ricerchiamo il posto perché già se n'è andato in giro, dunque stava qua giù, no? Questa è la bisba, eccolo qua. Fermo così, grazie. Sto mettendo i fermi del microscopio così posso lavorare a mani libere perché per ora lo reggevo io. Mettiamolo a fuoco, focalizziamo la vicenda, andiamo col frustante e salderò guardando dal vostro, come si chiama qui, dalla telecamera. Non è facile, ma insomma ci proveremo. Allora, dove sta sto cacchiabubolo? Quando ci arriverò con lo ecco, sta qui allora. Sta sotto la rotellina, ok. Questo è il frustante, io lo sto mettendo. Adesso andiamo con saldatore e cerchiamo di risolvere questa situazione un po' anomala. Tra un po' dovrebbe avere una punta, la vedete, no? Siamo andati qui, vedete come sto frustante agisce bene. Ha subito fatto saldare in modo adeguato quella cosa che serpava, ma era. Comunque faceva contatto secondo me. Gli darò un'altra bottarella per far contatto sotto, ma insomma, da quello che vedo. Oh. Ecco qua. Facile, vero? Questo frustante è veramente ok. Dall'altro lato mi sembra che stia a posto, no? Abbiamo agito sul lato destro, l'altra parte mi sembra ok. Gli diamo una bottarella? E vabbè, diamogli una bottarella, ma. Allora, arrivo, vediamo se tra un po' arriva la punta, eccola qua. Ok. Bene. Ci metterei un po' di stagno perché da questo lato è un po' scarsa la situation rispetto all'altro lato, no? Giusto? Se anche l'occhio vuole la sua partecipazione,
quello non va bene, ci aggiungiamo appena un po' di flux, così prende prima. Dunque stiamo da ste parti, vero? Sì, trovato. Ok, questo flussante è veramente geniale, è veramente buono. Non me lo mangio a colazione, non vi preoccupate, a colazione preferisco una bella tazza di latte e caffè. Arriviamo con lo stagno. Che schifo, mi ha fumato in faccia lo stagno. Dunque, dove sei? Eccote qua. Sto cercando di centrarlo perché non è facile. Vedete come sente già il calore questo. Ecco qua. Aggiungiamoci lo stagno anche a sinistra. Boh, dovrei guardare il suo schema per capire che chi è questo e che fa, ma per ora l'abbiamo messa a posto, no? In diretta nel vento, vediamo un attimino che, se c'è qualche altra cosa da... Beh, vai piano, mamma mia come corri, che fretta c'era. Allora, abbiamo agito qui, questo sta a posto, questo mi sembra che schifo anche pure. Qui c'è un quasiale, ma sta bene. Condensatori. Questa è la baseband, il famoso baseband dell'iPhone 5. Difficile da sostituire perché sotto c'è una marea di melma, però se serve si cambia. Dunque, altro coassiale. I coassiali non mancano, eh? Dunque, poi ci abbiamo one condensator, questi altri così, ancora. Io ti chiedo, dunque, ripeto, la lavorazione è stata fatta qua giù, eccolo qua, il nostro Q2. Ah, questo qui mi sembra veramente mal messo. Non credo che abbia niente a che vedere con, come si dice, con la questione, ma ci siamo. Questo condensatore nella parte di sotto è un po' manchevole. Ci aggiungiamo un po' di stagno, mettiamolo a fuoco, eccolo qua. Facciamolo sempre rigorosamente in diretta. Io vi faccio vedere come lavoro e come insegnerei a voi a lavorare. Sono un autodidatta, un fai da te, non ho un pezzo di carta, non mi serve. Al meglio, non è perché voglio essere presuntuoso, eh. Ma per fare dei lavori, quando uno lo fa da sé e poi eventualmente mette a disposizione il suo lavoro per altri, non capisco perché mi servono dei pezzi di carta. Salutiamo Rosalba che ci ha appena scritto su Messenger. Che ti serve questa volta, Rosalba? Rosalba è di Roma e si vette anche lei nel fai da te. Dunque, vorrei cambiare una batteria, ma il gambo della vita è rimasto dentro. Deve rimanere fuori un pezzetto, ma sembrerebbe un'operazione difficile. Rosalba, stacca direttamente la base di come lo possiamo chiamare, del controdato, no? È un'operazione difficile perché nel retro della scheda madre la piastra è saldata. Come nel retro della scheda madre? Sì, quello si toglie ad aria calda facilmente, 200 gradi, io diciamo, eh. Rosalba, ripeto, una riparatrice di Roma. Anche le donne si dilettano a riparare. Non è un campo esclusivo di noi uomini. Va bene? Salutiamo a proposito Selene, che è venuta al corso di Taurianova con il suo centro di riparazioni. Rosalba, quello devi staccarlo a 200 gradi e poi magari una volta che lo hai staccato cerca di svitare la vite con una pinza, qualcosa, e poi lo rimetti giù saldandolo. È solo un controdato. Ok, dunque andiamo nel caso a 200 gradi, ho dettato, quindi sto vedendo se ha capito che certo infatti ha scritto una cosa per un'altra. Vabbè, ma capita, no? Però preferisco dettare una pinza, poi rimette giù saldandolo, è solo un coso. Ok. Messenger, molti mi scrivono attraverso questo canale, chi mi scrive su Facebook, chi per email. Preferisco la mail perché spesso non ho tempo di stare a dedicarmi, anche se adesso ho detto alla mia segretaria di rispondere lei o di appuntarmi chi mi ha scritto e rispondo, perché io mi sembra che la giornata sia fatta di 24 ore
Pensate, adesso è domenica, sto lavorando pure di domenica per finire questi lavori. Ogni tanto vorrei anche dormire, vorrei anche fare altro. Non so voi se fate anche altro. Andiamo a saltare. No, non è una critica, ma sa, non c'ho tanto tempo da dedicare. Io vorrei formare tanti altri mignanelli in giro, così saranno loro poi a portare avanti la mia eredità, diciamo così, a farsi onore. Allora, andiamo a saldare sto condensatore? Sto arrivando, eh? Tra un po' vedrete comparire una punta. Sono io, non vi preoccupate, eh? Non scappate. Eppure tu condensatore stai fermo avanti un po', che te meno, eh? Lo sto rimpinguando da questa parte dove era un po' più manchevole, eh? Va meglio, no? Vediamo pure una rimpinguata sopra, vabbè, sono d'accordo con voi, eh. Andiamo sempre col saldatore, sempre rigorosamente in diretta, se sbaglio sbaglierò in diretta, non taglierò niente perché non ho nemmeno paura di mettere i video dove faccio schifo. Non sempre si può vincere, no? Allora, vediamo un po' dove sta, qui. Arrivo, 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 e qui c'è qua. Ma no, questa però, per farla bene, il saldatore lo deve avere sulla sinistra. Facciamo che siamo ambidestri, allora. Mettiamoci appena una goccetta di questo miracoloso flussante. L'ho già pubblicizzato, ma non mi chiedete che flussante usi. È sempre lo stesso, non è cambiato. Si chiama Mesciante Paste Flux, poi MCN UV50. Non mi fate sempre le stesse domande, ok? Ogni tanto fate anche un'altra domanda, no? Perché le domande che mi fanno alcuni sono: che flussante usi? Che stagno usi? Che saldatore usi? Ma ormai lo sanno pure le pietre. Uso un beller, uso questa qui, uso anche l'altro flussante che è buono pure quello della, come si chiamava? Mi è pure passato di mente. Sono vecchio, sono vecchio, sono vecchio, vecchissimo. Pensate che i ragazzi mi hanno preso così in giro questi giorni, quelli che hanno fatto il corso, come continuano sempre a dire, sei vecchio, sei vecchio, sei vecchio. Mo scrivo, ecco qua. Aspetta quanto stagno che ci ho buttato. L'ho coperchiato di stagno! Allora, questo è il telefono su cui stavo lavorando, il condensatore, eccetera, poi l'ho sistemato, eventualmente farò vedere da vicino poi all'interno. Sto controllando se prende il segnale, ma vedo una cosa strana, ho messo all'interno, guardate, la SIM, no? La mia SIM, ho anche visto che è tutto in regola, ma dice nessuna SIM. Ora voglio vedere se manca qualche dentino sul lettore di SIM, perché è chiaro che se sul lettore di SIM manca qualche dentino, è giusto che dice nessuna SIM. Estraiamo un attimo la SIM e controlliamo. Perché anche qui c'è stato contestato che per il fatto del Q2, vedete, questa è la mia SIM, no? Anzi, nano SIM. Vediamo un attimino come stanno i dentini, se ci sono tutti, se mancasse qualcuno, perché ogni tanto sembrerebbe così a occhio nudo, no? Voi vedete, aspettate, avviciniamoci. Mi sembrerebbe che ci sono tutti, o sbaglio? Sì. Controllo un attimo al microscopio, voi permettete? Perché io ho messo la SIM, che dica nessuna SIM è una cosa proprio strana, no? Significa che il segnale, non è che non si prende il segnale, ma non legge proprio la SIM. È che cosa ben diversa, no? È un telefono un po' strano perché fino a poco fa diceva nessuna SIM, adesso pare che la riconosce. Sono andato anche a vedere, tante volte mancava il diodo Zener 101, che sapete che gestisce la SIM. Adesso pare che dice di sì, voce e dati, fa cerco, ma finché, lo sanno ormai anche le pietre, la data e l'ora non sono quelle attuali, non va bene. Andiamo a collegarlo un attimo al computer per vedere se cambia la situation, la situazione, ok? Adesso giorno, ora, sono giuste. Vedete fino a che ora mi fate lavorare, poi dice che non. Vabbè, lasciamo stare. Dunque, a questo punto direi di riavviare il telefono e vediamo se finalmente arriva questo benedetto segnale della rete cellulare, perché è quello che manca ed è quello che stiamo cercando di riparare. Stesso problema su due terminali, quasi quasi facciamo un unplain, perché come dice il proverbio non c'è due senza tre. No, il terzo telefono credo che sia diverso, ci sono sempre mandato al signor Fabio. Che salutiamo di Palermo, Palermo, riaccendiamo il telefono. Questo è senza codice di blocco, è più libero. Vabbè, che mi sa che hanno cacciato tutto, è stato resettato. Se non mi sbaglio, sono tutte e due con iCloud attivo, ma uno è password protetto, l'altro no.
Noi tanto vorremmo che tutti ci mandate telefoni vuoti, così non dobbiamo stare a smanettare su nulla, perché certe volte alcuni dati impediscono di lavorare o alcune impostazioni, no? Invece se stai in, diciamo, modalità di fabbrica è meglio. Beh, stai partendo? Pare di sì. Allora, ah no, una foto di... No, questo continua a fare una service, nessun servizio, ma subito, eh. Dunque, il cellulare lo vede perché c'è, ma nessun servizio, lo vedete qua su? No service, nessun servizio. Ora, è chiaro che io non ho trovato nulla che mi facesse pensare, che ne so, è questo quello che fa il nessun servizio? Applicherò una soluzione che potrebbe risolvere la questione del no service, anche perché, che io faccio? Che gli facciamo? Li spariamo? Perché qui oltre al cellulare deve comparire il gestore, ma compare solo il cellulare. Ho anche fatto di tutti e due i telefoni il controllo approfondito, pagando di tasca mia, per vedere se c'era un blocco di altro tipo, che ne so, un contratto non pagato, una denuncia, non c'è niente. Questi telefoni sono a posto, sono 100% liberi, sono puliti. Per cui, caspita, perché non prendo la rete cellulare pur avendo l'antenna a posto, tutto quanto a posto, controllato, eh? Eccola qui l'antenna, la vedete? Sta messa bene giù, dietro c'è tutto, c'è anche, come si chiama, il coassiale, la resistenza, la sima adesso la vede, prima non so perché era ciecato e non la vedeva. Nessun servizio. Bene, allora io ho trovato una soluzione su internet, ve la mostro, ho messo la solita cosa, ve lo dico sempre, ma voi poi non mi ascoltate, si mette in inglese, no? E ho trovato, a parte il fatto che dietro al 5, vi faccio vedere l'immagine che ho trovata, c'è questo qui che è il switch della rete cellulare, ma ho guardato qui sul telefono che ci ha dato in gestione il signor Fabio e c'è questo qui ed è a posto. Per cui io non credo che sia danneggiato questo o sia da sostituire, ma più che altro tentare questa cosa anche perché è reversibile. Di che cosa si tratta? Vediamo. Allora, scanso un attimo il telefono, tanto fa nessun servizio. Dice, vicino al coassiale su cui abbiamo lavorato, no? Che ho messo online, il coassiale e poi c'è la resistenzina, dice di fare questa modifica, questo tizio. Allora, che cosa bisogna fare? Ho guardato all'interno, qui dove questo segnetto rosso c'è un condensatore. E questo signore dice: rimuovi questo condensatore, toglielo, remove this capacitor, no? E dice, si legge poco, ve lo leggo io, and jumper like this, e dice fai un ponticello al posto di questo condensatore. In pratica, probabilmente il condensatore dovrebbe amplificare, no? In qualche modo il segnale dell'antenna, no? Passando attraverso il coassiale e la resistenza, eccola qua, la vedete, no? Invece lui dice, se tu fai un ponticello, può essere che questo qui che doveva condensare non funziona bene, io farei pure di meglio volendo, perché se questo funziona, io lo cambierei pure il condensatore, che ne so, ce lo metterei tranquillamente nuovo, basta vedere sullo schema che caratteristica ha e lo cambio, no? Qual è il problema? Non si può cambiare un condensatore? Dunque, proviamoci su questo telefono, vedete? No service, ok? Adesso spegniamo, tiriamo fuori la scheda, tanto no, l'ho messa a volante per fare la prova. È reversibile perché se io tolgo il condensatore e non va, avendo fatto il ponticello, lo rimetto là, perché non è quello quindi che dà fastidio. Non credo che sia questo qui, il D06, ripeto che è il switch della rete cellulare. Potrebbe anche essere, però io penso più a questo. Sai, questi qua certe volte quando mettono queste cose online, questo è in cinese, guardate sotto, c'ha i jeans sul tavolo da lavoro. Okay, mi sembra che un tipo jeans o una tovaglia, non so che cos'è, no? E beh, oh, sono attrezzati, ma comunque, pur essendo attrezzati così, diciamo in malo modo, lavorano bene, no? Dice, rimuovi questo e fai questo ponticello. Proviamo, ok? Facciamolo. Allora, questo è il coassiale, guardato dal microscopio, lungo la linea del coassiale, vedete questa è la linea, questo qui dicono di togliere questo capacitor e di ponticellarlo. Il capacitor è buono, mi sembra almeno così. Ho controllato la linea da lì a lì ci arriva, proviamo a ponticellare e vediamo se tante volte passa
bypassando il tizio qua, questo capacitor o anche condensatore, ritorna la linea e basta con nessun servizio. Alright. Andiamo a togliere quindi il condensatore e ponticellarlo. Ho già preparato anche il filo per ponticellare. Con l'aria calda lo togliamo. Allora, vediamo se riusciamo a passare qui, ok. L'ho sistemato così perché l'aria sempre ci deve avere una via migliore e siccome si trova più o meno qui il condensatore da togliere, conviene che l'aria vada in quel verso. Guarderò al microscopio l'operazione per essere preciso. Voi la vedrete attraverso la telecamera. Allora, tolgo il condensatore, l'ho messo il flussante, adesso lo mandiamo a temperatura e lo mettiamo da parte perché se questa operazione non va a buon fine lo potremo a recuperare. Allora, tra un po' si dovrebbe staccare. Forse voi non vedete nulla perché state dove sto lavorando con l'aria calda, ma da qualche parte dovevo anche lavorare con l'aria calda. Eccolo qua, si è staccato, l'ho rimosso. Lo metto rigorosamente, mamma mia, scusate, ci ho sbattuto, lo metto rigorosamente da parte perché, ripeto, se non va a buon fine lo rimetteremo lì, non è questa quindi la soluzione giusta, no? Lo prendo, lo poso, eccoci qua. Allora, adesso prepariamo le piazzole con un po' di flussante e un po' di stagno e andiamo a ponticellare. Allora, mettiamo a fuoco. Ok, flussante, due piazzole e ponticello. Allora, dove sta lo stagno? Eccolo qui. Vediamo se questa soluzione messa online da questo cinese è veramente efficace. In questo caso, no service, nessun servizio. Ok, le piazzole sono pronte, il filo ce l'ho già pronto. Per il ponticello andiamo a posizionarlo e lo saldiamo ad aria calda. Allora, vado a metterlo, l'ho tagliato a misura, lo qua, adesso lo posiziono e poi lo saldo. Ecco qui, sempre il solito filo che abbiamo noi da 1 mm, l'ho appiattito con la morsa, l'ho stagnato e adesso lo saldo tra le due parti. Sarebbe bello farvelo vedere, ma ciò che ho realizzato e ciò che farò, che dite, ci riusciamo a farvelo vedere? Mamma mia, solo 3 minuti. Vediamo, vi faccio vedere questa operazione molto molto delicata. Allora, stiamo guardando attraverso il microscopio. Quello che vedete centrato, vedete le due pallette di stagno? In mezzo ci ho messo io quella lì, che è nient'altro quel filo che ho fatto un po' più piatto e ho stagnato. Ora lo saldiamo per fare quel cosiddetto jumper o ponticello tra le due, va bene? Lo guarderò dalla videocamera perché mi avete occupato lo spazio, che devo fare? Allora, andiamo a saldarlo. Lo vedete che si sta ventilando? Sì? Dite di sì, su. Accontentatemi. Ora lo saldiamo e poi verifichiamo se questa soluzione, ecco che si sta liquefacendo, adesso si sposeranno, si uniranno per sempre in matrimonio, vedete? Abbiamo realizzato un matrimonio da due piazzole. Alright, l'importante è che faccia punte, no? Non deve essere un'opera d'arte, avete visto in diretta, due piazzole, un pezzetto di filo appiattito e stagnato ed ecco che abbiamo fatto il ponticello o il jumper che dice il tizio. Adesso ricostruisco e vediamo se funziona. Speriamo di sì. Eccoci qua, il ponticello è stato fatto, vediamo se sono comunque intanto le 21 e 11 di sera, dopo di questo basta perché anche c'è un limite, no? No, niente, nessun servizio, come vedete, continua la stessa tiritera
e all'interno viene riconosciuta la rete cellulare, ma non compare il gestore ed è per questo motivo che mi dà nessun servizio. Non ho schede di altro gestore da poter, diciamo, provare. Per cui non lo so se questo sia brandizzato oppure no. No, non mi risulta comunque che ci sia un brand su questi telefoni. Sono tutti e due stati acquistati in Italia, ma non mi sembra che ci sia qualche compagnia dietro. Non si, a quanto pare non va. Vediamo un attimo almeno se il wifi viene raggiunto. Sì, quindi l'antenna funziona bene, perché altrimenti anche le reti non vedrebbero viste. Vabbè. Si continuerà, a quanto pare per ora questa soluzione indicata dal cinese non vale per questo telefono, perché non per tutti i telefoni, no? Si vede che quella soluzione indicata, se lui l'ha messa, avrà avuto effetto su qualche iPhone 5, su questo gli ha fatto un baffo, ovvero non funziona. Ho controllato tutto, sulla scheda non c'è nulla che dovrebbe far comparire questo nessun servizio, eppure compare. Queste sono le stranezze della vita. Conteremo un'altra volta, facciamo solo un giochino di prestigio che fanno alcuni, ma sapete, secondo me non è quello. Aspetta, era così. Ripristina le impostazioni di rete, vediamo, ma non credo che sia quello, perché in genere se fosse sta cavolata sarebbe troppo bello, ma non è. Sarà già stato ripristinato dal cliente, no? Dal possessore, e non ha avuto nulla. Vediamo. La speranza è sempre la penultima. No, ah, no, era l'ultima, scusa. Dunque, oggi abbiamo lavorato diverse cose, domani un altro giorno si vedrà. Non si può fare, non si può lavorare tante ore di continuo, perché poi io non sono fatto d'acciaio, allora, abbiamo poco tempo, metto un po' in pausa, eh. Ha ripristinato le impostazioni di rete, si è riavviato. Non credo funzionerà, ma sapete, è sempre un tentativo che va fatto, no? Vediamo. Altre soluzioni trovate non vanno bene, perché mi dice della vite, l'ho fatto, la vite in alto a destra che non deve essere calamitata, eccetera, eccetera. Cerco subito, nessun servizio e quindi niente. Vediamo che se sì, il cellulare lo vede, ma non compare il gestore. Per cui non compare il gestore, è chiaro che se non compare il gestore non ci può dare. Ci vorrebbe adesso un altro SIM di un gestore ufficiale, non ce l'ho. Qui prende bene da me, non perché per nessun motivo, prende bene la Wind e quindi è una Wind. Le altre compagnie non arrivano per nulla, per cui è inutile avere anche altre compagnie, no? Mi dovrei mettere attaccata alla finestra per usarle, non è il caso. Anche chi è stato qua e aveva altre schede se ne è accorto che il segnale era molto scarso. Se c'era è perché stava vicino alla finestra, se no nulla. Boh, ci fermiamo qui, cari ragazzi. Per ora questo nessun servizio di questi due terminali non l'abbiamo risolto, però in uno abbiamo trovato un quasi alle rotto, qui non abbiamo trovato nulla, proprio nulla di nulla che non va sulla scheda. Questo non caricava, adesso carica, faccio vedere, questo non carica batterie, no? No, questo qua è quello della Samsung, dove sta quello Apple? Si è nascosto, vabbè, comunque questo carica, fidatevi sulla parola per questa volta, perché il cavetto dove lo metto non lo so, e, anche perché la batteria se no non si caricava da sola. E c'è questo problema di nessun servizio che stiamo cercando di capire da che cosa può dipendere. Ho dato una sistemata, come avete visto, a qualche cosa che erano resistenze, condensatori, ma niente di che, non è cambiato nulla, è rimasta la stessa cosa. Vi consiglio, quando dovesse succedere un problema del genere, andate sempre a vedere qui in info se c'è sia il firmware modem, se c'è sia anche l'email, perché potrebbero essere questi. Qui c'è tutto, ma a quanto pare non vuole fungere. Ok? Vedremo perché, e sicuramente un motivo c'è, non è che io. Forse un motivo l'ho già visto, ve lo condivido, vediamo se poi voi la pensate come me. Allora, accendiamo la luce, prima l'ho spenta perché sullo schermo fa riflesso e dà fastidio, ma
Ora che abbiamo spento il terminale, possiamo vedere una cosa. Stacco intanto il frontale, se permettete. Possiamo vedere una cosa che a me mi ha colpito di questo telefono. Dunque, a parte che ci hanno detto di rimettere a posto il Q2, io ho notato su questo telefono ciò che vi sto dicendo adesso. Qui il sensore, eccolo qui, è bianco, lo vedete, no? Quindi tutto a posto. Ma qui sotto, vi faccio vedere, eccolo qui, è rosato. Quindi da questa parte qui qualcosa c'è andato. Potrebbe anche essere quindi che il gruppo qui, ovvero dove sta l'antenna, no? Connettore di ricarica, eccetera, non è che sia proprio al top quality. Quindi un tentativo da fare è mettere un connettore con un'altra antenna esterna, ma proprio bisogna metterlo completo perché l'antenna fa massa su tutta la scocca. Se io la metto volante non servirà a nulla. Fare questa prova inserendo un connettore nuovo oppure prendendo proprio di sana pianta la scheda, mettendolo in un'altra scocca che è a posto, quindi che non ha preso acqua, e a questo punto vedere se si risolve la situazione. Chiaramente se si risolve vuol dire che tutto questo gruppo, connettore DOC e tutto il resto, va sostituito perché l'antenna sta proprio su questa parte qui. Boh, questo è tutto perché avendo visto, notato poi alla fine, vedete, lo faccio vedere ancora meglio, che qui il sensore di umidità è acceso, si dice così, è rosso, vedete? Eccolo qui. No? Allora, non è proprio rosso rosso, è sul rosa, vedete? Ma comunque lo è. Non è bianco. E allora uno dice, ma non si sa, noi abbiamo lavorato qua giù, da questa parte qua. È stato fresato il Q2 e poi è stato rimesso, l'ha fatto Stefano, non io, perché di solito queste cose le passo a Stefano. Poi faccio anche io se chiaramente c'è qualcuno che lo vuole in velocità o in quel caso. Non aspetto di passarlo a Stefano perché lui almeno si diverte con la fresatrice, io mi ci diverto di meno. È piaciuta anche ai nostri allievi con quella fresatrice e qualcuno penso se la comprerà per fare queste lavorazioni, togliere il Q2, l'U2, eccetera. So che si può togliere anche in altro modo, ma preferisco questo. Poi ognuno lavora come vuole, no? Dunque, per quanto mi riguarda è tutto. Qui farò questa prova di cambiare tutto il blocco perché il signor Fabio vuole da me una risposta e anche vorrebbe una soluzione a questo problema. Anch'io la voglio perché, in fin dei conti, su questo telefono non ho trovato nulla che non va, tranne, dicevo, ho fatto un po' di cielo per provare, ma comunque il condensatore è rigorosamente da parte, l'ho sigillato, lo rimetteremo a suo posto. Vi faccio vedere, sta qui, come si può dire, l'ho messo in uno scotch. Per non perdermelo, eccolo qui, eccolo, è piccolissimo ma c'è, lo rimetteremo al suo posto, toglierò il ponticello, dopodiché fatta la prova del connettore DOC che non va, io non so che altro provare poi, potrei provare con una benedizione di Padre Pio, andare a fare un viaggio che ne so a Fatima, che ne so a Međugorje, forse qualche posto più riconosciuto, a Lourdes, no? E può essere che questo funzioni, non si sa mai. Io poi per i miracoli. Non sono io, ve lo ricordo, per i miracoli ci vuole Gesù Cristo. Io faccio il possibile, sono un fai da te, quello che riesco a fare faccio al di là di tante possibilità, non pensiate che sono un mago, non lo sono. Insegno quello che è la mia esperienza a chi viene qui, gliela passo e penso che possa essere utile per lavorare bene, bene, cioè per affrontare il mondo del lavoro. Poi chiaramente è sempre in evoluzione il mondo del lavoro e quello che si riceve qua suppone poi un impegno, un approfondimento, una riflessione personale, anche essere un po' portati a fare questo, perché è chiaro che se uno non è portato è meglio che lascia stare, perché se non sei portato non andrai avanti in nessun settore. Vanno avanti di solito quelli che sono un po' portati e poi riescano anche ad avere qualche colpo di genio, no? Quello ci vuole sempre. Bene. Vi ringrazio, scusate le chiacchiere, ciao a tutti, buona serata, buon tutto quello che state facendo dal vostro iPhone Assist.